Non è che devi essere sempre così pesante. Ascolta, ma tu, Andrea, fai la musica dei numeri uni americhi? Sì. Fai quella musica lì, dai. Quelli che per me sono i numeri uno in Americhi. In Americhia. Sì, numeri uni americhi, no? Fai qualcosa di scorretto. No, è plurale. Io coniugo! Coniugo! No, ma si sente anche che sei andato a scuola. Ho fatto lettere all'università. Ciao amiche e amici. E ben ritrovati da Lucio Manuel e oggi il nostro uomo del mare, Andrea Boscolo. Vai! Benvenuto! Uomo di mare, uomo di mare, perché le origini non marine, si negano, non si smentiscono, non si dimenticano. Marinante? Marinante? Marinante. Sottomarina? Yes. Lo sai dove è sottomarina? Yes it is. Camassa? Asa che i diga? Caro Andrew, parlaci delle tue origini musicali adesso. Dai, come nasci chitarrista? Dai, raccontaci. Avevo tipo più o meno 12, forse 13 anni la prima volta che imbracciai una chitarra. Ovviamente non era mia, ma era quella di mio zio, quindi era una chitarrona acustica di quelle enormi, di quelle formato... Famiglia, più grande famiglia, di te. Sì, parecchio più grande di me. E niente, su quella chitarra lì ho imparato il riff di Roadhouse Blues, dopo aver sfinito mio zio tipo per settimane, insegnami qualcosa. E cominciai proprio con quelle tre note lì. E poi niente, ho continuato a fare quelle tre note lì in lontananza finché... Anche oggi, fai quelle tre note. Però le fai bene. Passava il giorno, passava la notte, passavano le settimane, gli anni, finché a un certo punto mio papà mi ha detto, ascolta, forse c'è il caso che magari andiamo su una scuola di musica e ampliamo un po' il repertorio, così magari. Bene. E così, da lì il tuo amore. E così è stato, e da lì è partito, e non mi sono mai fermato. E ti sei anche messo a cantare a un certo punto, va là. A un certo punto, molto più avanti, mi sono anche messo a cantare. Sì. Hai fatto bene. Parlaci delle tue situazioni musicali. Allora, attualmente suono con i Bad Joke Acoustic Rock, sono un duo acustico, formato da me. Ho anche partecipato un paio di volte. È stata special guest, è stata un'occasione. Devo dire, è stato emozionante. Sì, però devi lasciare parlare. È vincente, per carità, scusate. Basta. Ho partecipato. Bad Joke. Suona solitamente voce femminile. Sì, voce femminile, io chitarra e loop station. E fate? Coro. E facciamo un 360, una cosa un po' varia, insomma, un po' dal rock al blues al pop, così, giusto per non annoiarci, insomma, facciamo un po' un acustico tiratello, diciamo. Sì, sì, è un acustico, no. non è un acustico da prendere il sonno, ecco, quello no. ecco. In più, Power Trio. E in abbiamo. Più c'è, c'è il Power Trio da un paio d'anni a sta parte, con i Partners in Crime, dove facciamo io insieme al mio compaesano Ettore Boscolo e Alberto Lemoni ok, e dove ci cimentiamo nei classici rock blues, che più classici non si può, da Hendrix a Steve Ray Vaughan a Gary Moore a Eric Clapton, il blues a drago, sì, il blues quello cattivo, quello tiraduro, sì, vabbè, esatto. Ma dalle tue parti si beve? Assolutamente sì. Perché assolutamente una sì. Delle peculiarità dell'ospite è che ci porta il drink, l'aperitivo. L'hai portato? Fa caldo. No. Ha detto che offriva Lucio e quindi ho detto, beh, se offre Lucio, cazzi suoi. Guarda che ospite. Vabbè, te arrivi? Vabbè dai, sto giro offro io. Va. Fermi tutti, aperitivo col coach. Yeah. Sigla. Evviva! È ora dell'aperitivo col coach! Andiamo, c'è l'aperitivo col coach! Benvenuti ad Aperitivo col coach. Adesso sì, ti vedo in posizione interessante. E qui mi fermo. Che detta così, brividi. Allora cosa ci fai sentire, caro Andrea? Ti faccio sentire Mary Little Lamb, la versione di Steve Ray Vaughan.
e Voodoo Child. Wow. Grande. Vai, facci sentire. Partiamo, here we go. Cominciato a bere seriamente. Cicchetta! Voodoo Child, baby. Sweet time, give her back
wanna be stay. I did the man to take her out for your sweet time. Give her a bite, wanna be stay. If you don't meet the warning's word, I'll see you next one. Don't be late. Psicadelico, sì. Grandioso. Wow, 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 grandissimo. Bellissimo, Andrea, grande. Anche se non ha portato la birra. Vabbè, la matti. Furbo. Mi ha detto, vieni, c'è da bere. Furbo. Io, cioè, per quello sono, non è che sono venuto per... Furbo. Ci ha portato la musica, comunque. Detto, tu vieni che c'è non... da bere, porta la chitarra che c'è da bere. Bravo. Porta il fegato. E lui l'ha portato. Io un cazzo. E lui l'ha portato. Tu che ti poni male. Ragione. Vieni e porta da bere. Mary have a little lamb. Un rhythm and blues, ok? Prima versione Buddy, versione originale direi, ok? Perché sì, il testo sembra sia una filastrocca. È una filastrocca, ok? Sì, e Buddy Guy incantabile. Cioè, più alto di James Brown. Sì. No, cioè, da dire come canta Buddy Guy, cioè, non si può cantare. Buddy Guy è incantabile in tutti i sensi. Cioè, sì, oltre il drago alla chitarra, sì, ma non si può cantare, cioè canta più alto di James Brown con graffiati misti. Okay. Quindi tu ne fai la versione un po', ti ispiri a Stevie Ray Vaughan. Sì, sì, sì. Ok, la bassina e ci vai. Che sono i tuoi artisti questi qui, no, Andrea? Sì, sono quelli che mi hanno ispirato un po' di più. A livello di rock and blues. A te chi hai ispirato? A me chi mi ha ispirato? A me fondamentalmente... Io sono... Ma non rispondere, non rispondere, ma canta. Cinti Aldo. Voodoo Child, birichino, e lì volevo vedere, ma in acustico, Voodoo Child, è in acustico molto pericolo, eh sì, voglio vedere come me lo sostituisci il wah-wah. Okay, cioè, e lì sostiene, no, da chitarrista. Allora, o facevo io wah-wah sotto perché suonavo, chiaro, non sarebbe stato proprio super top. Perché, diciamo, è di costituzione. Ma mi fai quella furbata atomica, ok, dello slide? Furbata, ah, sì, intelligenza. Ma veramente, furbata. Ma una soluzione geniale. Pensa che io l'ho inserito dentro, non pensavo nemmeno al wah-wah quando okay, l'ho pensata un po' così. Cioè, mi piaceva proprio quell'effetto ruvido. C'era una dinamica comunque. Esatto, di apertura, che la fa squillare. Esatto. Pur non avendo il wah-wah. Grandissimo. In qualche modo bisognava fare. Mi è piaciuto molto. Bravo. Grazie. Bravo. Quindi, anche bravo. Secondo te? Sì. Posso dire la mia? C'è qui anche Manuel, ragazzi. Perché io faccio la parte seria. Ah, e tu fai la parte che è la parte viene seria, meglio. Sono la parte dei burloni. L'intrattenito. Io adesso non bacchettarti. Esatto. Sei stato bacchettato poco oggi. E infatti, non ti ho detto tanto. No, è stato più clemente del solito. Stavi dormendo? No, sarà che sta arrivando Natale. Ah, ok. Ragazzi, alla vostra, grazie di avermi invitato qui. Grazie a te, Andrea. Fantastica. Mi ha spiazzato proprio lui. Grazie. Grazie di esserti fatto offrire le birre. Hai fatto bene. Però, grande. Meno male ha suonato. Sotto il più buono trovate i link di Andrea. E le sue attività. Potete andare a vedere che cosa fa.
iscrivetevi al canale e se volete pagare un'operazione a Lucio, qualsiasi sia, va bene. Una cerebrectomia. Evviva, grazie. Aperitivo col coach. Alligatore ballerino. Basta, basta. Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciateci un like qui sotto e se vi piace l'aperitivo col coach iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ciao!